diario. Oggi è la giornata più importante della mia miserabile vita da bambino. Perché devo andare all'asilo? Che bello andare all'asilo, non vedo l'ora. Poi farò i nuovi amicini. Che schifo! Tu sei un nuovo amico mio? Ma chi sei tu? Io non ti conosco! Madonna, ma tu hai schifo, sei brutto proprio a me, sei... Ma perché dici così? Scusa, ti sei visto lo specchio? Che puzzi, non ti lavi pure! Che puzza! No, non usare il mio zainetto! È pieno schifo, della mia merenda! E vieni a sbucare un pochino, però che sei brutto puzzinoso questo, aspetta! Ma scusa, Non si fa così con gli amici! Come ti chiami? Io mi chiamo Alex! Io Lion, mi chiamo... Fai venire le lacrime. Ascolta, vieni qua. Che puzza è fa... Tu la conosci quella bambina là? Guarda, sente la puzza tua fin da lì, madonna. No! Sei, non si può respirare, qui c'è... Ma io voglio fare colpo. Ma la smetti, io non puzzo così tanto. Non ce l'hanno l'acqua a casa tua, fratello, fai piangere. No, l'hanno staccata. Madonna, andiamo, dai, che è ora. Devo prendere lo zainetto, aspetta. Ma è lì che viene la puzza, fratello, è tantissimo. E io me lo porto a scuola, tu non ce l'hai lo zainetto? Oh, sono venuto così, poco niente. Ma l'asilo. Sei povero. E tu si puzzi di schifo, fai schifo. Oh, cioè, annusati, non lo so. E tu che stai facendo? Oh, falli, giusto, però. Mamma, mi ha fatto questo qui. E per il cotonno e puzza. No, quello è lui. Puzza. È lui, puzza un botto. Che senti, schifo! Pigliati questo, puzza di tonno. È sempre meglio di quello lì. Io di merenda, io. Oh, mia mamma mi ha dato il fugu, che dice che è un pesce che se lo mangi puoi morire. Non so perché me l'ha dato. Ma è un pesce, no, che con questa puzza ci muoio. Guardate mia mamma cosa mi ha dato. Una barretta di cioccolato con la marmellosa alla ciliegia. Buona, questa non puzza. Ridagliala però, non si ruba la merenda. Ma io te la volevo condividere. Alta un po'. Ma che è? Mamma mia, sei una cosa indicibile, una puzza così. Sei non l'ho mai sentita. Sei un bambino bullo, non giocare con il mio mind boy. Ma ti giuro che non ti sto prendendo in giro, hai un odore incredibile. Vabbè, andiamo, tanto non sarei manco l'unico a puzzare di questa maniera, secondo me. Qua c'è un altro bambino, vediamo che sta. Vai, dinosaurino, io sono sicuro che ti muoverai prima o poi. Ho capito, questo è il bambino speciale, che bello. Ciao, voi siete amici miei? Sì, sì, lei, come ti chiami tu? Mi chiamo Anna. Anna. E lui? Anna. Non me lo ricordo. Io Alex, te l'ho detto 2 minuti fa. No, che forza però. Oh, ti giuro, sei una cosa indicibile, una cosa terribile, come possibile? Ma io mi sono lavato prima di uscire di casa. Sì, con le scorie radioattive, una cosa puzzolente. Ma ti ha fatto arrivare alla pubertà, signor bambino, puzza. Perché lui puzza così tanto? Non lo so, lo stiamo cercando di scoprire, una cosa horror. Senti, e tu invece cosa stai facendo con questo? Io sto giocando con il mio dinosaurino Freddy. Freddy, e tu invece come ti chiami, bambino? Io mi chiamo Red, e tu? Lion, beh, piacere, piacere. Piacere. E senti, e sei vicino a un buco nell'asfalto? Pericoloso questo, no? È vietato entrare di là, me l'ha detto il professore. Il maestro, professore. Dove maestro? Ti pensi di essere all'università? Ne hai di lì. Da lì che arriva la puzza di lui. La puzza di lui arriva. Non saltare! Che schifo! Ma che cavolo, volevo vedere cosa c'era nel bucone. Che schifo! Ma perché puzza solo quando salta? Ma cos'è quel giochino? Questo è una cosa che mi piace a me. Si chiama yo-yo. Che non bello, c'è passione. Dove l'hai preso? Figo, ma ci sa fare i tricks? Me l'ha comprato mamma in un negozio di amenità, diceva. Che bello. Di cosa? Amenità. La cosa fighissima. Guarda come so fare io così. Yo-ho! Ma sei un mastro dello yo-yo! Allontanati! Comunque, vado a vedere che cosa c'è nel buco, perché sono curioso io! Ma fai tutto da solo?
È pericoloso andare là sotto. Pure io voglio venire. Voglio vedere, zitti. Vado io a vedere, che sono più coraggioso del gruppo. No, amici, che schifo. È una tana di una talpa qui dentro. No, che fico la talpa. Esci, le talpe rubano i bambini, mi ha detto mamma. Questo gli puoi dare da mangiare. E mi sa che se gli dai da mangiare ti dà qualcosa in cambio. Bellissimo questo. Dobbiamo provare a darglielo, si leccherà i baffi. Cosa gli vogliamo dare? Non lo so, io ho del pane stellato pieno di zuccherini. È la tua merenda? Sì, vuoi vederla? Guarda. È così carino. Io ho il sandwich con tonno. Sì, lo sappiamo. Io ho il fugu, quello che fa morire. Cos'è forse il fugu? È buono questo, eh? C'è scritto che ma può causare pure la talpa. Malattia grave o morte. Ma no. Te l'ha fatto mamma? Sì, mamma mi vuole bene. Stai zitto. Ti fa uscire da casa a te così, pensa quanto ti vuole bene. Pensa come sei combinato mamma. Una puzza. Che schifo. Ti darei da mangiare la talpa ma morirebbe. Che schifo che fai, guarda, sei una cosa bruttissima. Che puzza. Vabbè. Il mio latte, il mio biberon, perché l'hanno rovesciato? Ciao bimbi. Ciao, sei il bambino Ciao. Piangino tu. Sì, sono un bambino tanto piangino. Mi hanno rovesciato il latte. Chi è stato? Questi bambini qua, perché non volevano giocare con me. No. Cocono mini, vedi? Mini cono. Non ti piace? Così tu ci giri intorno. Sì, giro e salgo su. Bello. Bello. Ti piace? Iolo, io, vedi? Oh. Posso provarlo? Chi è che ha fatto quel verso? Io. Sempre tu? Hai due voci? Sì. No. Aspetta, guarda. Iolo, io, guarda. Fammelo provare, per favore. Non l'hai fatto di nuovo? Non l'hai rifatto. Oh. No. Io lo yo-yo, guarda. Oh. Non era così. Hai fatto tipo... Oh. Così, eh? Strano. Vabbè. Mi piace lo yo-yo. Anche il tuo cono è bello, comunque. Il tuo. Te lo regalo. Io ho anche uno schiavo che puzza. Che schifo. Vai a vedere. Ma perché puzza così? Non toccare. Ti faccio un trucco di magia. Non toccare. Ma vuole contaminare. Fai vedere, magari sai fare una cosa oltre che puzzare. No. Che schifo. Ma che schifo, era caduto per terra. Ho succato tutto il latte. È bravo a succare. Ma chi gliel'ha insegnato? È su madre, devi sapere. È bellissimo. Vero. Vai, ce n'è un granellino ancora. Ecco, buono. E succe tutto lui, eh? Succa anche mamma sua. Per quello che lui puzza. Perché la madre non ha tempo di lavarlo. È sempre lì impegnata. Go, 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 così. No, poverino. Come le sai tutte queste cose? Mi intendo, pettegolezzi. Mia madre è pettegola. Sei più intelligente tu. Come ti chiamavi tu? Io mi chiamo Bimbo Alex. Te l'ho detto tre volte. E tu? Io, piacere, mi chiamo Bimbo Fè. Okay. Che schifo di nome. Allora, siamo, tu come ti chiami? Bimbo Lion. Bimba che Anna. Bello. Bimbo Red. Io. Bimbo Fè. Bimbo Fè. E tu com'è che ti chiamavi? Mi chiamo Bimbo Alex. Bimbo Puzza. Puzzi. Bimbo Topo. No, orrido, Bimbo orribile. Alex. Odore Alex. Di ascelle. Puzza di scorregge stagionate. Madonna mia, puzza. Chernobyl ti chiamiamo, va bene. Bimbo Chernobyl. Bimbo radioattivo. Bello, bello, vabbè. Oh, è iniziata la nostra prima giornata qui di asilo, ragazzi. Che siamo bello. Casati. Madonna. Ah, quella, ragazzi, quella là è la direttrice scolastica. È la preside. Quella mette le note. No, quella com'è lì ti manda proprio a casa tutto in una volta. Ti metto in punizione, forse. E poi ti io una volta ho sentito che se fai il cattivo ti prende il giocattolo tuo e non lo vede mai più e lo dà a quello che vive sotto la scuola. No, il bambino relegato. No. Vabbè, andiamo, dai, che non abbiamo fatto niente di male per ci sono ora. Tanti bimbi. No, no, ha detto cacca. No, no, perché? Non lo so, dovrà farla o forse la scapperà un po'. Ti ammazzo la madre. Basta. Ti ammazzo la famiglia.
Questo l'ho fatto un bambino. Non mi piace. Ma è brutto. Un bambino disturbato. No, mi ha detto mia mamma di stare attento ai disegni alle pareti, perché in questo asilo qualche anno fa c'era un bambino maledetto che ha fatto tanti disegni sulla parete. Quello che aveva sotto la scuola. E si dice che questo bambino sia morto di una morte orribile e che adesso riposi nelle profondità della scuola e disturbato. Ma ora. Gli dice anche che se tu riesci a trovare tutti i suoi disegni, puoi evocarlo se lo desideri. No, non voglio evocarlo. Ma non è vero. Vero. No, è solo una leggenda, ragazzi. È una leggenda. È finto, no? Certo. Ma in ogni leggenda c'è un filo di verità, mamma dice. Che schifo. Comunque tua madre dice un sacco di cose porche, quindi... No. No, non si dice. Ricordati anche quelle. Ecco, insomma, volevo dirti. Oh, qui non si può entrare. Cosa c'è qua? Cosa hai visto? Questo è il ripostiglio del bidello. Vediamo qualcosa. Non c'è il bidello adesso. Guardiamo dentro. Guardiamo dentro. Sburciamo, volevi dire? No, sì, quello. Sburciamo. Oh, c'è il suo aspirapolvere. Ci sono giocattoli? Sì, un trapano. Oh, mi piace bellissimo, quello lo usa proprio per fare i buchi. Possiamo aprire la testa di quello che puzza. Dai, facciamolo. Poi esce più puzza. Infatti, non facciamolo. Meno male c'è la colla, forse anche. Mi dici che mi vuoi aprire la testa, che devo rispondere? Io piango adesso e lo vado a dire alla dirigente. Faccio la spia. No, fa la spia. Ci fai la spia. No, sei il figlio di Maria, ti stracorro. No, spia. No, no. Bastardo. Oh, è la classe. È la sua classe. È il maestro. Sono arrivati presto, siamo. Quindi ancora non è il momento, quindi chiudiamo. E meno male, andiamocene via, giochiamo. Un altro disegno del bambino. Ma questo è il bambino? Si dice che sia lui. Si dice che ogni disegno abbia un significato, però io non lo so. Brutto. Forse questo vuol dire che qualcuno è arrivato e ha ammazzato i bambini, no? No, perché? E magari questa era la sua faccia che ha visto tutti gli altri bambini dell'asilo. Ma c'è a piangere. Perché gli occhi così aperti? E forse questa... Magari questa era la sua famiglia. Guarda, c'è la mamma, il papà, la sorellina e lui. Ma sono tutti morti o sbaglio? No, no. Sì, forse. Ma che paura. E quello lì cos'è? Brutto. E questo è il bambino che entra nel suo nuovo giaciglio, cioè la tomba. Dove c'è qualcosa che lo aspetta sotto la scuola, come dice la leggenda. Andiamocene via, per favore, non voglio più stare qua. Certo che mi domando come mai, se c'era una storia così orribile in questa scuola, l'abbiano lasciata aperta e abbiano lasciato i disegni sulle pareti. Non ha senso. È vero, torniamo a casa allora. Ma magari non è vero niente. Guardate ragazzi, questi bimbi giocano. L'area dei giochi questa. Giochiamo con loro. Il box. Io voglio stare nel box. Bello questo. Giochiamo, amico Lion. Quanti giocattoli là sul muro. È pieno di divertimenti. Guarda lo yo-yo, cioè, che piace a me. Lo yo-yo. Questo qua non è un giocattolo, però questa è una stella ninja. Cioè penso sia tagliente. Di più, di più, così. Dai, non puzza basta. Più. Prendi la testa. Non puzza così. Mettila. Attiro anch'io. Non sei più amico nostro. Non sei mai stato amico nostro. Vatti a divertire da solo, bastardo. Bravo. Guarda lì, c'è un bimbo là dietro. E quella è la famigerata zona delle punizioni. No, ma noi non ci vogliamo andare. Si dice che chi vada lì rimanga per un periodo dai 3 giorni alle 3 settimane lì dentro. Ma cosa devi fare di brutto per finire lì dentro? Si dice che uno ci sia andato a finire solo perché ha respirato 2 volte di fila. Tipo, ma io respiro sempre. Esatto. Potremmo salvarlo, ma...
Questa qua ci mettono dentro tutti quanti. Infatti è meglio farci gli affari nostri, che mia nonna dice che se tu fai i fatti tuoi campi cent'anni. E è verissimo. È meglio farsi i fatti suoi. Ah, qui si balla. Balliamo assieme, Bimbo Lion. No, 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 adesso tra poco c'è la lezione. Dobbiamo andare a lezione tutti insieme. Ma si giocale. Che schifo quello il là. Bimbo radioattivo che ci fissa. Almeno la puccia adesso è di fuori. Esatto, così prende aria. Magari smetti di puzzare. Che schifo. E non ci sono le macchinine fuori. Si sta bene lì, al sole. Ma qua c'è l'area intrattenimento. Guarda, quello è Super Mario. Guardiamo i cartoni. No, non si può, c'è il procione. No, no, che ti dice di no. Oh no, mi dice e di non no. Non lo possiamo mandare via. No, quello lo toglie la maestra quando è l'ora di guardare i cartoni. Ma se gli do il zucchero no, filato, non va via. Non si può fare, no. Quello ti dice no, no, posso guardare la televisione. No, no, posso giocare alla console. No, no. È un rompiscatole quello lì. No, no, no. Vabbè, usciamo che magari è meglio. Io quasi quasi buttassi il fugu che mi ha dato mamma, perché secondo me è buono. Al massimo lo diamo alla maestra, così va in o bagno. Al bimbo che puzza. Ai, che bella idea. Gli fai un ma favore. Poi magari puzza di più. Speriamo che abbia fame, così magari muore. Ah, bella, bello questo asilo comunque, Ma c'è un topo. Ma portano le malattie, no? Sì, non è bello. Sì, sì. La peste questo. Vabbè. No. Ma non è l'unico secondo me. Mi sono strisciato su tutte le macchine, così ma tutte schifo. Le macchine puzzano. Ho una cosa da darti. Non puoi usarle. Oh, cos'è, cibo? Per fare pace, perché non è bello di essere litigati all'asilo, va no? Bene, anche a me piace fare pace. Ti do questo fugu che... La tua merenda. La mia merenda, tu mi dai la tua e io ti do la mia. Va bene, giusto. La mia barretta di cioccolato con la marmellosa di ciliegia. Dammi. Tieni. Oh. No! No! Io pazzo! Attenta che è la peste. Perché l'hai provocato? Oh no, adesso hai la peste. Alla peste. Vabbè, mangiati il fugu e io mangio la tua. Oh, buono. È veramente buono, veramente. Gnam gnam. Ah, lo sapevo. Ma è successo? È morto davvero. Morta improvvisa. Che bello. Bimbo Lion, non è principessa. Accoppare il topo con lo yo-yo, sì, per sì, favore. Sì. Ecco, grazie. Aspetta. Attenta. Vai, gravissimo. È fortissimo. Grazie. Fortissimo. 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 Il mio nuovo nome, mi chiamerò Bimbo Fortissimo. Bello. Oh, guarda, questi hanno dissotterrato dei vermi. Ma che strano. Ma che strano. Si dice che da quando c'è stato quel terribile incidente dove questo bambino è morto, e da lì in poi tutti questi bambini sono morti, non si sono più trovati, e si dice che li hanno sepolti sotto la sabbia del parco. Ma io voglio scomparire. Con i vermi. Magari quelle sono le dita. No, i vermi sono venuti fuori perché è pieno di cadaveri sotto la sabbia. No! Infatti ne è pieno, guarda qui, guarda, guarda, guarda. È la tana di vermi. Guarda, mi si vede anche quelle. Sono ossa umane. Oh, sì, sì, sì. Non dovete scavare. Che pappa, che ti mangi i vermi. No. E tu, Lala? No, quello è un Teletubbies. Qua non ce n'è. Questo è un posto di terrore. Perché hai preso questo accento molto strano? Perché sto parlando di cose misteriose, picciotte. Ma fai come questa notte? Sei pauroso! Perché l'importante è ricordare che c'è sempre qualcosa di cui avere timore. Ma da dove vieni? Stai zitto, devi stare. E statti a corto. È tornato. Ma no, puzza! Che puzza! Il tuo odore ti precede. Per salvarmi, mi hanno messo qualcosa qui dietro. Ah. E poi hanno acceso l'acqua.
Hanno acceso l'acqua, ti hanno fatto la lavanda gastrica dal culo. Oh, ecco come si chiama. Che bello. Vabbè, ce l'hai con me perché ti ho dato quella roba? No, no. Bravo, sei molto intelligente. Ne voglio un'altra forse. Ne vuoi un'altra forse? Mamma ha detto di non accettare le caramelle dagli sconosciuti. Non era una caramella, era fugu. Un pesce tossico. E siamo tutti amici. Non voglio neanche quello, grazie. Va bene. Grazie. Ma l'importante è crederci, tanto te lo darò di nascosto prima o poi. Oh no. Tranquillo. Beh, diamo un'occhiata qua sotto, ormai ci siamo, no? Ma ci sono brutte cose lì sotto. È brutto quello. È pieno di vermi. Che cos'è? Ho paura. Credo che questo sia un verme gigante. No, andiamo, ci mangia. Mangia le persone. È cresciuto qui per via della sovrabbondanza di cadaveri nascosti. Saremo un supposto. Si dice che se gli diamo da mangiare ci postrerà la via. La via per scoprire la verità. Diamo il bambino puzzolente da mangiare. Diamo il panino col tonno. Lo vomiterebbe il bambino radioattivo. Bisogna dare un cibo specifico a ogni creatura. Ok. E che cosa tu, bimbo Lion? Non lo so. Tutte le risposte adesso. Andiamo fuori. I libri, guardiamo i libri di scuola. Lì c'è scritto sempre tutto. Capiamo. È vero. Nei libri di scuola ci sono le risposte. Lo diceva sempre la mamma. Che bello. È vero. Bello. Che cos'è questo disegno brutto? A me sembra il bambino topo. Ma che stai dicendo? Mica perché blu so io. Questa cosa sarebbe molto dice che è il re dei topi. Perché puzza loro. E beh, essere il re dei topi sarebbe bellissimo, così ti mando i topi tutti dentro di te. E tu perché puzzi di fogna, vero? Come ti permetti? Io è il primo giorno che vengo in questa scuola e tu non puoi dirmi quello che sono io perché c'è un disegno là di me. Dentro di te è pieno di topi, vero? Che schifo, è la peste! Ecco perché puzzi. Si magari devo trovare lo scettro e poi li comando. Magari no, magari sei solo... una tana ambulante. Ma come ti permetti? Entrano ed escono, vero? Oh mamma mia. Che schifo! La via è libera per loro. Come gli piace di più. Quando entrano, quando escono, fanno quello che Ma chi è quel bambino? Ma lo salviamo. No. Dobbiamo farci gli affari nostri, ecco. Magari gli piace. No, sì. E il dito di tua nonna si fa sempre presente, vero? Qual è il dito di mia nonna? Ah sì, il detto, giusto. Il dito. Bisogna farsi i fatti propri per campare 100 anni. È verissimo. Beh, allora, per il momento lezione non ne abbiamo fatta. Adesso dovrebbe esserci la prima ora. Però... io sono molto invested ormai in questa situazione di maledizioni e di questo bambino dello scantinato molto nascosto e molto segreto. Quello cattivo! Ma tanto siamo all'asilo! Non si fa quella cosa lì, si gioca e basta! Giusto, non si fa lezione. Quindi che ne dite se invece di andare in classe continuiamo la nostra ricerca? A me va bene! Sì! Sa cosa dobbiamo fare? Un fortino! Non faremo un fortino, dobbiamo cercare. Quello lì è il nostro fortino. Va bene, allora quella sarà la base operativa. Sì. E noi ci chiameremo squadra investigazione e troveremo il bambino scomparso da molti anni.